La testimonianza dell'antica presenza dell'uomo nel territorio di Melpignano è segnata dai monumenti megalitici, distribuiti tra la campagna e l'abitato comunale. Posizionato nei pressi della zona industriale, il menhir Calamauri ha un'altezza di 3,70 m, mentre la sua base misura in larghezza 50 cm. Sulla sua superficie si riscontravano diverse incisioni cruciformi. Il menhir Lama è situato nell'abitato, posizionato nella piazzetta Asilo, nei pressi della cappella cinquecentesca dedicata a Sant'Antonio Abate. Misura 4,20 m, con una base larga 30 cm. Il fondo Minonna ha dato il nome all'omonimo menhir, situato nella periferia del paese. La sua altezza è di 2,80 m e la base è larga 50 cm. La masseria Scineo di Tamburino ospita l'omonimo menhir melpignanese. La sua altezza attuale è di 1,90 m, con una base larga 50 cm. Nel Parco delle Rimembranze sorge un antico monolite reimpiegato in passato come colonna decorativa e conosciuto come menhir Osanna. In cima è situato un capitello decorativo sormontato da una croce, mentre sul basamento è scolpito lo stemma civico dell'Universitas Melpignanese, un albero di pino piantato su un favo di miele. Quello di Melpignano è un patrimonio culturale variegato che rende estremamente interessante il paesaggio, già caratterizzato dalle tipiche architetture rurali frutto del lavoro millenario della civiltà contadina,